Oggi vi racconto di una nuova versione di Cupra Born, ovvero la VZ. Sarò molto breve dal punto di vista estetico perché non cambia poi così tanto se non il fatto di avere un nuovo colore, veramente molto bello. Tanti dettagli, come sempre, in color rame, come da tradizione di casa Cupra. Tra l'altro qui abbiamo i fari che non sono quelli Matrix, ma sono quelli tradizionali. Un paraurti specifico per questa versione un pochettino più cattivo, perché è effettivamente la versione più cattiva. Gomme più larghe, cerchi specifici, trazione solo posteriore 240 kW di potenza, quindi circa 330 cavalli. Accenno di diffusore nella parte posteriore e un paraurti anche qui dedicato, un accenno classico di alettone, i dettagli in colore a contrasto. Non so effettivamente se mi fanno impazzire questi cerchi, sono molto tamarri dal mio punto di vista, però hanno quell'accenno di turbofan che richiama vetture molto molto particolari. E forse l'unica nota un pochettino stonata, i freni rimangono, anche se rivisti, sostanzialmente quelli con i tamburi al posteriore. Quando si va a guidare una vettura in maniera un pochettino più sportiva, sicuramente dei freni un pochettino più corposi avrebbero fatto la differenza. Nuova batteria da 79 kWh che può caricare in corrente continua fino a 185 kW, mentre 11 sono i kW di picco a cui può caricare questa vettura in corrente alternata. Non cambia nelle dimensioni, non cambia neanche nella capacità del bagagliaio, che per contratto vi devo far vedere, ma è esattamente la stessa di tutte le altre versioni che va ad affiancare. Anche lo spazio interno a bordo, non salgo neanche nella parte posteriore, vi faccio solo vedere questi sedili con questo materiale, che in questo caso non è carbonio, ma è un materiale 100% riciclato, per questi cup bucket seat che sono veramente una figata. Vado davanti per farvi vedere anche il fatto che i materiali rimangono quelli della versione aggiornata di Cupra Born. Guardate che belli che sono questi sedili. Vi faccio vedere anche come io ci sto molto comodamente. Sono belli contenitivi per la guida sportiva. È stato introdotto anche il nuovo sistema di infotainment MIB4, anche in questa Cupra Born, con tutte le caratteristiche del caso di tasti retroilluminati e velocità nettamente maggiore per quanto riguarda tutto il sistema infotainment. Però la vera differenza la troviamo dal punto di vista dinamico, quindi direi che ciancio alle bande, come direbbe qualcuno, andiamo a guidarla perché è veramente un bell'oggetto. Questa versione VZ va a completare la gamma Cupra Born con una vettura che secondo me è veramente stata tarata in maniera eccezionale. È diventata una vera e propria hot hatch, per quanto può diventarlo una vettura elettrica, però posso dirvi che i tecnici di Cupra hanno fatto un lavoro veramente eccezionale dal punto di vista dinamico. DCC Sport, quindi sospensione a controllo elettronico tarate in modo molto più sportivo, barre antirollio irrigidite, molle ed ammortizzatori specifici, cerchi specifici, gomme più larghe, controlli di trazione tarati anche in maniera più sportiva per garantire un tor vectoring in percorrenza di curva veramente molto molto efficace, per far diventare questa vettura una piccoletta, tra virgolette, comunque parliamo di una vettura lunga 4,30 m sportiva. Forse l'unica nota stonata rimane, come da tradizione di questa meravigliosa piattaforma del gruppo Volkswagen, la taratura del pedale del freno, è abbastanza spugnosa. Avrei preferito un pedale del freno molto più corposo. Vi devo dire che però è l'unica nota stonata di una vettura che, pur avendo un baricentro tra virgolette alto, perché sì, abbiamo le batterie a terra, però è una vettura anche abbastanza altina, si comporta in maniera veramente eccezionale. Vado a liberarla completamente di controlli, vediamo se effettivamente in modalità ESC off si vanno a disattivare in maniera completa. Anche qualche accenino di traverso, però la vettura non va a disattivare completamente i controlli di stabilità. Per rendere ovviamente un pochettino più sicura, avrei preferito si staccasse del tutto per fare un pochettino di traversi. Non è una vettura fatta per fare questo, però la liberano veramente molto e la fanno essere molto divertente. 240 kW, si parla di 320 e rotti cavalli, quasi 330 cavalli, solo nell'asse posteriore, beh, rendono questa vettura veramente molto divertente. Questa versione VZ, questa versione Veloz, si comporta veramente in maniera eccezionale tra le curve. È stata cuprizzata, secondo me, ancora di più dai tecnici della casa spagnola per essere una quasi hot hatch sportiva. Le manca forse un pochettino di sound, le manca un po' di incisività per quanto riguarda l'impianto frenante, però
siamo di fronte ad una vettura veramente molto molto piacevole da guidare. Il comando sterzo non è iper preciso e iper diretto, però anche lui è stato ritarato in maniera molto buona. Abbiamo una buona precisione di sterzo, comunque dobbiamo andare un pochettino forse a remare, però è il contraltare un po' del fatto di avere un ampio raggio di sterzata, quindi è sicuramente un compromesso, però hanno velocizzato veramente tanto la demoltiplicazione di questa unità sterzo. Andando poi a settare la modalità di guida in Cupra, si irrigidisce in maniera veramente molto importante e diventa ancora più cattiva. Molto solida, molto concreta, molto diretta e molto precisa. Adesso vado a impegnarla un pochettino, ma si comporta veramente in maniera eccezionale, cioè guardate tra le curve come diventa ancora più reattiva. Peccato che sia così castrata dal punto di vista dei controlli di trazione, perché ci si potrebbe veramente divertire tanto con questa Cupra, cosa che comunque si fa, però per i guidatori un pochettino più maliziosi come potrei essere io, beh, qualche traversino lo si potrebbe fare, però va bene così. Su una macchina di questo tipo posso anche arrivare a dire va bene così. In ambiente cittadino si nota l'assetto un pochettino più rigidino, anche se comunque rimane un estremo comfort. Le sospensioni a controllo elettronico, il sistema di DCC permette queste magie, ovvero tanto comfort quando lo si vuole, ma anche tanta sportività. Apprezzo sempre molto nelle vetture in questa piattaforma, soprattutto quando si parla di singolo motore, il raggio di sterzata, perché è veramente veramente molto stretto. Bisogna utilizzare molto poco il comando sterzo, ma anche se si va a chiudere tutto molto spesso non serve, perché abbiamo uno stretto raggio di sterzata che permette a questa vettura di essere estremamente agile. Vi racconto poi come ci sono vari livelli di frenata rigenerativa settabili dalle palette. Abbiamo la modalità B, che poi in realtà è quella che io vado a preferire, anche se comunque non abbiamo ancora la guida 100% one pedal, quindi se noi andiamo a togliere il pedale dall'acceleratore comunque bisogna abbastanza spesso andare a reagire sul pedale del freno, cosa che in alcuni altri contesti non succede e tendo a preferire. Abbiamo il nostro caro amico Bling che ci accompagna per quanto riguarda il limite di velocità. Sui 30 eravamo a 32, inizia a blippare, bisogna andare dentro qualche menu forse di troppo per andare a togliere il lane assist e lo speed warning. Però mi piace appunto che nella guida più sportiva sia bella rigida, bella cattiva, e in ambiente cittadino in modalità comfort sia veramente molto efficace. Non sto qui a parlarvi di ADAS, perché si parla di una dotazione veramente molto completa di tutti i sistemi che derivano dal know-how del gruppo Volkswagen, tarati molto bene e completi. Abbiamo il cruise control attivo connesso, che riconosce i segnali, che riconosce eventuali pericoli segnalati da altre vetture, parcheggio automatico, parcheggio da remoto, chi più ne ha più ne metta, tutto tarato molto bene. Va ad affiancarsi alle versioni da 150 e 170 kW. La 170 kW è la e-boost, mentre questa è la VZ. Scendiamo che ve la faccio rivedere un attimino da fuori e vi racconto dei prezzi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questa Cupra Born Veloz, quindi la più potente in gamma. Ancora oggi non sono disponibili i prezzi nel momento in cui giro questo video, ma secondo me è un esperimento molto ben riuscito da parte dei tecnici di Cupra, una ritaratura generale di una vettura secondo me molto interessante. Fatemi sapere appunto qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!